Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, questa è la terza puntata dell'Avon Te Ne Dico 4, la prima del 2020. Ma veniamo subito a noi, ho già rimandato troppo questo video, ma volevo far passare il periodo natalizio per vedere se succedeva qualcos'altro o se alcune di voi avevano altre segnalazioni da farmi. Ebbene, ovviamente sì, ma veniamo subito a noi. Non credo che nei precedenti Avon, te ne dico 4, abbiamo avuto tempo e modo di parlare di un problema che ci portiamo avanti da diversi anni. Sono stati lanciati in pompa magna diverse comunicazioni anche nello scorso anno, forse un anno e mezzo fa, che i pacchi sarebbero cambiati, che erano state introdotte tre diverse tipologie di scatole, che è stato inserito un fermo all'interno delle scatole, tant'è che alcuni passi avanti sono stati fatti perché effettivamente questo piccolo fermo all'interno delle scatole fa sì che i prodotti si muovano un pochino meno, ma ciò non toglie che ancora le presentatrici ricevono pacchi il cui interno è completamente sconquassato. E per sconquassato intendo nella migliore delle ipotesi che le scatoline, per esempio, adesso io ho solo questo, che contengono il prodotto siano completamente accartocciate e di conseguenza immaginate che io debba consegnarlo ad una cliente e non la uso a titolo personale, ovviamente è sgradevole e molte clienti si risentono particolarmente perché magari è un regalo, ma anche solo semplicemente perché se acquisto un prodotto nuovo vorrei averlo nelle migliori condizioni possibili. Certo, non arrivano prodotti nello stato pessimo come questo acquistato in profumeria completamente scocciato, ma anche ricevere un pack completamente accartocciato non fa assolutamente piacere. Questo tipo di problema sembra essere in parte risolto con l'introduzione di questa piccola sezione all'interno dove vengono messi prodotti un pochino più delicati, quando vengono messi, perché molte di voi mi hanno segnalato che continuano a vedere buttati i prodotti un po' alla catsum all'interno della scatola. Il problema vero e proprio avviene quando bagnoschiuma, profumi, shampoo e via discorrendo si rompono all'interno della scatola e vanno completamente ad impantanare tutto quanto e a rendere inutilizzabili i cataloghi, inutilizzabili e non consegnabili i prodotti alle clienti. In questo momento, quando succede una cosa di questo genere, si attiva tutto un processo però abbastanza lungo e fastidioso per poter poi rieffettuare l'ordine e di conseguenza finalmente consegnare i prodotti alle clienti. Ovviamente questo è un disagio che sarebbe il caso di cercare di limitare il più possibile perché già non è facilissimo vendere prodotti da catalogo con le clienti che non ricevono immediatamente il prodotto, ma soprattutto immaginate se avviene una cosa di questo genere quanto diventa difficile spiegarlo al consumatore poi finale, oltre al fatto che comunque aumenta il lavoro per la presentatrice. Direi che è anche nell'interesse di Avon intervenire in questo senso perché, comunque questi pacchi che arrivano con tanti tanti prodotti che vanno cestinati è comunque sia un costo per l'azienda che magari forse introducendo dei prodotti salva sicurezza all'interno dei pacchi hanno un costo magari maggiore di spedizione, ma che secondo me a conti fatti conviene mettere in atto, cioè mettere, non so, i classici popcorn oppure le pluriball, insomma qualcosa che tuteli maggiormente questi prodotti, penso che poi a lungo andare possa riportare un ritorno economico e ad Avon e alle presentatrici togliere decisamente tanti disagi. Non mi ricordo se in passato ne avevamo parlato, mi sa di no, ed effettivamente tante volte il problema centrale e anche il più basilare non viene poi di fatto affrontato. Secondo argomento, è da un po' che è stata lanciata la possibilità di acquistare tramite l'Avon Store. Abbiamo visto in un precedente video come si svolge l'acquisto. Io ho avuto per mia fortuna un ordine dal mio Avon Store ad oggi, quindi in questo momento l'ordine è avvenuto circa un mesetto fa, quindi diciamo una o due massimo campagne dopo, io ho visto detrarre dal mio totale che devo ad Avon l'importo della mia commissione per l'ordine di questa ragazza, che io ringrazio tantissimo ovviamente, e di conseguenza quindi abbiamo capito che sono all'incirca una campagna di differenza, quindi forse due, il tempo del cambio, se la ragazza non effettua cambi ovviamente il calcolo è abbastanza automatico. Avon trattiene una piccola somma fino ad un massimo di 3,50 € sulle commissioni che vengono applicate utilizzando il cluster di appartenenza della presentatrice. Non è tanto questo il discorso di cui volevo parlare, quanto il fatto che molte di voi mi hanno segnalato una cosa che le ha un pochino infastidite.
Non so se è un'offerta lancio per questa iniziativa, per far conoscere questa possibilità alle clienti e quindi per incentivarle ulteriormente, è stata inserita una promozione che prevede un invio in formula standard, quindi quella un pochino più lenta, però su una spesa sopra i 39 euro completamente gratuita. Questa cosa un pochino vi ha fatto storcere la bocca ad alcune di voi. Per quale motivo? Perché ci avete tenuto a dirmi che effettivamente non esiste per le presentatrici nessun modo per ottenere queste benedette spedizioni gratis, se non in alcuni periodi vengono inserite delle offerte durante la campagna, ma che non è dato sapere in partenza. Quindi magari voi avete fatto l'ordine oggi, domani esce la promo che se acquistate questo prodotto avrete le spedizioni gratis, al di là che sono sempre legati all'acquisto di un qualcosa e vi ripeto, non si sa mai prima, vengono normalmente messe durante la parte centrale della campagna per cercare di farvi anticipare questi benedetti ordini, perché voi ce l'avete tanto con chi manda in giro cataloghi prima, ce l'avete tanto con tante cose, ma non vi rendete conto che lavorare in anticipo sui cataloghi è quello che vuole anche Avon per evitarvi di trovarvi l'ultimo giorno di campagna con una marea di prodotti terminati, con il sito che si intasa sempre. Quindi, diciamo, il loro intento è farvi scaglionare questi ordini all'interno della campagna. Ovviamente, però, questo è un altro discorso. Quello che voi segnalavate è che un pochino vi ha lasciato l'amaro in bocca che al di là di queste piccole iniziative non esiste un importo per il quale la presentatrice, anche le più brave, abbiano diritto alla spedizione gratis. Sono d'accordo con loro, nel senso che tante volte magari piuttosto che cercare di incentivare le clienti con un omaggio, cioè le clienti, scusate, le presentatrici con un omaggio perché magari alla vendita di 10 fondotinta ottengono l'ennesima pochette omaggio, l'ennesimo bijou omaggio, forse basterebbe semplicemente regalargli le attrezzature, le cose di lavoro, magari una spedizione gratis, magari una spedizione espressa gratis, sopra ovviamente a una determinata soglia di ordine, magari un numero di cataloghi, non lo so. Loro chiedevano: ma perché non ci date la possibilità tramite il nostro lavoro di ottenere delle spese gratis, mentre magari per 39, soli 39 euro di spesa le state dando un pochino a chiunque. E quindi niente, questa è un'altra cosa che giustamente le presentatrici, devo dire con un tono molto tranquillo, però l'hanno notata e chiedevano appunto se era possibile ottenere anche loro un'incentivazione di questo genere. Quindi questa è la seconda cosa che ha lasciato un pochino l'amaro in bocca. Ma veniamo a noi, la maggior parte delle polemiche, come è consuetudine, come spesso capita, è avvenuto sotto il periodo natalizio. Io vi dico, in questo caso faccio veramente, porto in consegna la protesta, non sono totalmente d'accordo, però la riporto. È successo anche quest'anno i prodotti più richiesti, che devo dire, tra l'altro era anche prevedibile che sarebbero stati quelli, non erano disponibili interi regali saltati oppure ordini al cardiopalma per riuscire a consegnare questi prodotti alle clienti, presentatrici che si lamentano che così perdono, rischiano di perdere in futuro gli ordini di Natale perché una cliente che è stata con l'ansia fino all'ultimo momento di ricevere i suoi regali in tempo perché erano in perenne spediremo, ha creato come al solito molto malcontento. Vi dicevo, io in questo caso faccio semplicemente consegna di informazioni perché non mi trovo pienamente d'accordo con voi, ma sapete che tra di noi ci scontriamo su questo fatto e il perché è molto semplice, ve lo dico, cioè in questo caso sto facendo l'avvocato di Avon, anche se a Avon te ne dico quattro. Il catalogo vero e proprio di Natale, quello di Giorgia Palmas, quello che era un attimino più grandicello, aveva per motivi di calendario quest'anno una scadenza molto anticipata rispetto al Natale, tant'è che si è lavorato molto anche sul catalogo successivo. Perché mancava ancora del tempo all'ultima data fissata da Avon per la consegna dei prodotti. Ora, voi sapete benissimo che le anteprime di Natale sull'Avon per te sono uscite parecchio tempo fa. Ora, ragazze mie, io non vorrei dire niente, ma forse era il caso di anticiparsi un pochetto in questo caso, cioè far girare questo benedetto catalogo prima e riuscire in questo modo a mettere le mani sui prodotti che poi sarebbero arrivati e spediremo successivamente. Insomma, comunque ci si poteva giostrare un attimino meglio quest'anno perché il calendario ci era,
decisamente amico, quindi il catalogo di Natale iniziava e finiva né troppo presto né troppo tardi, quindi si poteva tranquillamente gestire meglio gli ordini. Ciò nonostante è successo ancora una volta, è comunque responsabilità di Avon che sembra non riuscire a fare un investimento adeguato per il periodo di Natale, perché immancabilmente i set più richiesti vanno sold out, non si spiega per quale motivo. Un'altra cosa che mi ha strappato un sorriso, che a molte di voi invece ha strappato veramente tanta rabbia, è che alcuni dei set proposti erano praticamente accompagnati da un packaging esterno che doveva custodire questi prodotti, quindi un'idea regalo classica, insomma, che si può trovare in tante profumerie. Ora, che cosa è successo? Che in particolare il set che aveva il Bubble Bath, se non erro, praticamente i prodotti non entravano in questa busta, il Bubble Bath era più alto della busta in sé. Allora, i cataloghi vengono stampati mesi e mesi prima che vengano poi distribuiti. Si sono fatte delle foto, comparivano le foto con la busta, bla bla bla. Ma uno, no? Ma io dico uno che si è fatto venire dubbio che quelle scatole erano troppo piccole per contenere il Bubble Bath, uno, dico un genio, non c'è stato. Sono state consegnate queste buste, questi prodotti, le presentatrici non hanno potuto ovviamente consegnare alle clienti il packaging già chiuso, nella migliore delle ipotesi in cui la presentatrice ha provato a costruire il pacchetto, in altri casi hanno fatto la bella figura di dare il loro pacchettino, di dare i loro prodotti, la maggior parte delle presentatrici ha visto. Si è accorta di questa cosa. In alcuni casi, magari si hanno tanti prodotti da consegnare, non ci hanno fatto caso. La cliente apre la sua bustina, mette dentro i prodotti e la busta non si chiude. Ora, tante presentatrici che se ne sono accorte prima, che cosa hanno fatto? Sono andate in cartoleria, dal cinese, in dove volete, e sono andate a comprare delle bustine regalo per ovviare a questo problema, perché avevano garantito alla cliente che avrebbe avuto il suo pacco regalo. Avon, questa cosa non va assolutamente bene, prestiamo attenzione a questo tipo di dettagli che possono però fare la differenza. Altra cosa legata al Natale. Vi dicevo, ci sono stati tanti spediremo, ci sono stati tanti prodotti che sono andati esauriti e c'è un prodotto in modo particolare che ha scatenato l'ira di Dio ed è una semplice spazzola dal costo credo inferiore ai 5 euro, uno dei pochi prodotti presenti in catalogo come idea regalo per le bambine, ha avuto un successo clamoroso, posso capire, magari inaspettato in casa d'Avon e va bene, è andata esaurita, ok, però se è esaurita, è esaurita, non mettetegli spediremo che cambiano a distanza di 1, 2, 3 giorni, non va bene questa cosa perché tenete appesa la presentatrice che magari deve mandare l'ordine e vedendo che lo spediremo di qui a 3 giorni, 4, una settimana attende per poi trovarsi il giorno in cui il prodotto doveva tornare disponibile, ancora spediremo con data posticipata, questa cosa credo che non vada bene. Le presentatrici di tutto il mondo sapranno che esiste quando si va a spedire il proprio ordine e quindi si arriva alla voce dove si sceglie l'indirizzo di consegna, tutte queste cosine, ci sono delle piccole note sotto che indicano, uno, se volete essere se volete dare l'autorizzazione ad Avon di farvi contattare da clienti esterni, e la seconda è quella se volete ricevere dei prodotti in sostituzione di quelli che non sono presenti, non sono disponibili. Ora, molte persone lo sanno un po' tutte, però molte persone magari meno esperte, molte persone che magari mandano l'ordine di fretta perché siamo insomma in un periodo abbastanza impegnativo, bla bla bla, insomma, si dimenticano di fleggare no su questa casella. E che cosa si sono trovate in sostituzione della benedetta spazzola? Un'altra spazzola che in comune con quello c'aveva soltanto appunto il nome spazzola, perché non c'entrava assolutamente nulla. Ora, Avon, non è che poi mandano in sostituzione quello che te pare. Io se trovo le foto ve le faccio vedere, perché è stata una cosa veramente che c'aveva abbastanza del ridicolo. Quindi sta povera presentatrice si è trovata la spazzola che gli era stata ordinata non disponibile, ha dimenticato di fleggare questa cosa, gli arriva in sostituzione una cosa che ovviamente la cliente gli ha detto ma vattene va, vattene veloce veloce, e quindi si è trovata questo aggeggio che gli rimarrà probabilmente, immagino, sul groppone. Ma che ragionamento è? Ma che comportazione è? Direbbe che cozzalone, ma non si fanno queste cose. Vabbè, comunque sostituzioni un po' di dubbia natura. Partiamo da un altro argomento e con questo penso che chiudiamo l'Amon, te ne dico 4 per questo video. In realtà me l'avete segnalato molte di voi erroneamente nel video Avo nel mondo che vorrei, che tra l'altro uscirà in settimana dopo questo video, quindi se siete interessate o a vedere precedenti video li trovate sul canale o
partecipare alla seconda puntata dell'AVO nel mondo che vorrei, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina così non lo perderete. Vi dicevo, erroneamente me l'avete segnalato in seguito a quel video, io ritengo che sia più un argomento da AVO, te ne dico 4, e sto parlando del fatto dei prodotti che entrano in catalogo in pompa magna, li fate sponsorizzare a manetta alle presentatrici, fate dei addirittura corsi online per preparare la vendita di questi prodotti, come consigliare la vendita, insomma, la vostra presentatrice che è una brava venditrice riesce a vendere il prodotto, la cliente si trova bene sul prodotto e mai come quest'anno ci sono stati prodotti che hanno fatto così nel catalogo e sono spariti, finiti direttamente dal catalogo all'outlet. Il senso non si è capito. Allora, se ci sono magazzini in Europa o ci sono altri cataloghi dove quel prodotto non è andato bene e bisogna far fuori ste scorte, ma perché ce dovete usare noi? Cioè, ma per quale motivo non si può mettere nel catalogo un prodotto? Sai, dici, quest'anno è stato tolto il calming effect. Mannaggia, tante clienti affezionate, però il calming effect c'è stato per anni. La cliente nulla prenderà benissimo, è stato introdotto un prodotto in sostituzione che tutto sommato è buono, magari se ne farà una ragione, però il calming effect c'è stato anni. Ma come io dico io a una presentatrice, se è una presentatrice, una cliente che è uscito sto prodotto quest'anno, l'ho convinta a comprarlo, ci si è trovata bene e 6 mesi dopo il prodotto è in outlet? Come la giustifico sta cosa? Come? Spiegatemela, basta. Quindi vi preghiamo in coro, e questo penso che metta d'accordo tutti, chi lavora all'ultimo giorno, chi lavora al primo, chi lavora su un fatturato di 14.000 euro, chi lavora su un fatturato di 14 euro, basta. Sta cosa è meglio non farla, meglio pochi prodotti che tenete, ma fatela finita ad inserire i prodotti in catalogo che poi puff, magicamente spariscono. Non è una bella cosa, non ci si fa una bella figura perché in conto è un prodotto che ha una profumazione speciale, in edizione speciale per una stagionalità speciale per una festività speciale, ma un conto è soprattutto la skin care. Cioè, se io suggerisco ad una cliente, magari a favore di un altro prodotto che aveva utilizzato fino a quel momento, di utilizzare questo perché ma cambia, prova questo perché voi mi date l'incentivo per vendere quel prodotto e poi questa si trova bene e tutto quanto, cioè no, guarda, non ci sta più, ritorna a quello di prima, mi sono sbagliata. E non funziona così. E no, non funziona così. Ragazzi, io penso che per questo video sia tutto quanto, spero di non essermi dimenticata le proteste di nessuno, come sempre invito tutte le presentatrici a segnalarmi qua sotto i loro disagi, i loro problemi, se non volete farlo pubblicamente con un commento trovate la mia email qui sotto nelle info box, mi potete contattare tramite email, mi potete contattare tramite Instagram, dove sono sempre Sara quanto basta in direct, mi potete contattare tranquillamente anche là, mi potete contattare tramite Facebook, dove sono sempre Sara quanto basta. E niente, ragazze, fatemi sapere quali sono le vostre recriminazioni che volete vedere in questo video. A monte ne dico 4. Vi mando un bacio grande grande, ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver cliccato su questo.